La Cassazione oggi ha riammesso le liste dei Verdi europei qui in Italia, una decisione storica, importante, che ristabilisce un diritto, quello dei cittadini italiani di poter scegliere se votare ecologista alle prossime elezioni. Da domani chiederemo anche che quegli spazi di comunicazione che ci sono stati sottratti ci siano restituiti in nome della democrazia, anche perché la Cassazione ha stabilito un principio, quello del riconoscimento dei partiti politici europei. Questa decisione della Cassazione, dal nostro punto di vista, terremota la decisione della vigilanza RAI che assegnava e assegna gli spazi televisivi sulla base della rappresentanza parlamentare nazionale. Si tratta di Europa, di europee, e quindi i partiti politici europei devono avere quegli spazi, e quindi la prossima iniziativa legale che noi intraprenderemo sarà proprio nei confronti della decisione della vigilanza RAI che noi riteniamo illegale. E noi siamo la quarta forza nel gruppo parlamentare in Europa, e quindi la decisione della vigilanza RAI è una decisione che va assolutamente rivista. Siamo molto contenti che le nostre liste possano concorrere per questa competizione elettorale, perché facciamo parte di una famiglia europea che parla di temi di cui qui purtroppo la politica si è dimenticata. E vogliamo mettere al centro delle due maggiori crisi di questo momento, che sono la crisi economica e la crisi ambientale, un'unica soluzione, che è quella che passa per un Green New Deal, per un nuovo corso ecologico che appunto non consideri più l'ambiente un nemico dello sviluppo, ma che lo consideri assolutamente un elemento da tenere in considerazione perché lo sviluppo sia sostenibile e lo sviluppo sia reale.